Cosa ci aspetta su Teams nel mese di aprile? Microsoft ha appena rilasciato uno dei suoi blog post all'interno del blog del team di prodotto di Microsoft Teams e ci avvisa di alcune funzionalità che stanno arrivando, quindi c'è in corso un rollout di queste funzionalità nel mese di aprile. Sono funzionalità di cui abbiamo già parlato negli scorsi Microsoft Ignite sia fine 2020 che inizio 2021 e che vedono arricchire quella che è la parte di meeting. La prima funzionalità che vediamo è quella del live transcript durante un meeting. Fondamentalmente Microsoft Teams durante un meeting vi permette di abilitare la visualizzazione dei sottotitoli che vengono generati in automatico quando le persone parlano, con in più l'assegnazione della persona che sta parlando. Questo è molto carino, soprattutto perché questo transcript sarà poi presente a fine meeting e per tutte le persone che magari non hanno avuto la possibilità di partecipare al meeting, hanno così una sorta di recap con anche scritto chi ha detto cosa, che è un'informazione comunque molto importante. Ecco, questo transcript, e questa è la seconda novità che è in corso di installazione nei nostri tenant, questo transcript sarà presente all'interno di quella che è la pagina del meeting recap. Ho fatto un post un paio di mesi fa che parlava di questa funzionalità, è stato un post molto visto perché significa proprio che questa funzionalità di recap automatico di quello che è il contenuto del meeting era comunque una forte necessità per le persone. La pagina di meeting recap permetterà quindi alle persone che hanno partecipato al meeting di visualizzare questi contenuti. In primis il transcript, quello di cui parlavamo prima. Tutti i file che si sono scambiati nella chat durante il meeting. La registrazione video del meeting, che vi ricordo sarà a breve, perché ancora stiamo aspettando in realtà, direttamente all'interno di Teams. E 4. La storia della chat. 5. Le note di riunione, perché magari qualcuno durante la riunione si è preso la briga di scrivere le note all'interno del blocco OneNote che è disponibile, che si può accendere in ogni riunione Teams. La terza funzionalità che è stata annunciata e che sarà disponibile veramente a breve è una funzionalità all'interno di Outlook, in questo caso, che però permette di creare quelli che sono i meeting rapidi, il famoso Meet Now, direttamente da Outlook per creare poi il meeting su Teams. E anche questa è una funzionalità secondo me molto utile, soprattutto perché è possibile in questo modo fare subito una copia di quello che è l'indirizzo del meeting e mandarlo via mail a un collega oppure a una persona all'esterno dell'azienda. Se vi siete accorti, anche l'interfaccia del meeting è stata modificata. Quando faccio clic sui partecipanti, oltre a vedere la lista dei partecipanti e la possibilità di aggiungerne di nuovi, ho un bel tastone che mi permette di copiare quello che è appunto l'indirizzo per accedere al nostro meeting su Microsoft Teams. Molto utile. Poi, un'altra funzionalità in arrivo sempre per la parte di meeting di Microsoft Teams è una nuova opzione per gestire le configurazioni della lobby. La lobby è la modalità con cui hanno a che fare le persone che accedono al meeting, che però non sono gli owner del meeting. L'owner del meeting fondamentalmente può decidere che queste persone, appena hanno il link, entrano direttamente e quindi bypassano questa lobby. Ecco, sono state aggiunte due nuove opzioni per chi può scegliere di bypassare la lobby e sono le persone all'interno della mia organizzazione, che quindi esclude persone guest, e poi un'altra opzione che comprende le persone della mia organizzazione, le persone delle organizzazioni che io ritengo valide, sono le trusted organizations, e i guest. E queste sono due modalità in aggiunta che mi permettono di scegliere chi può entrare immediatamente all'interno della riunione e chi invece deve essere accettato e quindi rimanere in questa lobby. La lobby è uno strumento molto utile, noi lo utilizziamo tanto quando facciamo meeting con i clienti e sappiamo che c'è una persona che sta per entrare, io e i colleghi ci diciamo le ultime cose per allinearci,
poi quando siamo pronti facciamo entrare le persone all'interno del meeting. Poi anche le app dei dispositivi mobili ricevono aggiornamenti in questo mese di aprile. Il primo è l'app di Teams per Android, che riceve la possibilità di avere questa esperienza dinamica durante la chiamata. Fondamentalmente adesso con Android è possibile avere fino a 20 persone che aprono la webcam e che interagiscono durante il meeting, e c'è una nuova interfaccia per vedere tutte queste 20 persone. Magari le prime che parlano più spesso hanno una dimensione più alta, invece le altre rimangono in basso. Allo stesso modo viene aggiornata l'app per iOS per dare però una funzionalità specifica per gli eventi live. Gli eventi live fatti su Teams, prima su iOS, sull'app di Teams per iPad, erano di una gestione praticamente impossibile, adesso invece c'è la possibilità di farlo. I live event poi prendono anche una nuova funzionalità che è stata richiesta da diverso tempo, così come si può aprire in un'altra finestra una chat oppure aprire in un'altra finestra un meeting normale di Teams, adesso anche i live events possono avere l'apertura in un'altra finestra. E questo è molto utile soprattutto per chi produce o per chi presenta del contenuto durante un evento live, perché magari si può tenere in un altro schermo l'interfaccia completa di Teams e quindi interagire con le chat private, con i gruppi durante l'evento live, che invece è spostato di contesto. Poi un po' di funzionalità dal punto di vista delle chat. Adesso è possibile caricare file in una chat privata o in un gruppo Teams, file che pesano fino a 250 giga, quindi un numero altissimo, un numero veramente alto. E questo è in linea con quella che è la funzionalità, no, di avere la registrazione del meeting fatto su Teams, averla direttamente in Teams. In più è arrivato Viva Connections, e questo riguarda un po' più il mondo delle internet, il mondo di SharePoint Online, per cui vi rimando al mio video con le novità di SharePoint Online del mese di aprile. Sempre per quanto riguarda la chat e sempre per quanto riguarda l'app Android, è disponibile adesso la traduzione live di una chat anche all'interno dell'applicazione in mobile di Android. La traduzione è una funzionalità che è già presente in Teams da un po' di tempo e che ci permette di prendere un messaggio e di tradurlo in un'altra lingua. Questo è molto utile quando si ha a che fare con persone che non parlano la tua lingua, così puoi vedere effettivamente quello che è stato il messaggio che ti hanno inviato, anche se non sei proprio confortevole con la lingua che parla il tuo collega. Poi è stata applicata l'interfaccia grafica di condivisione di un file che si usa su OneDrive, che si usa su SharePoint, che si usa anche nel file system. È stata applicata anche quando si fa la condivisione di un file in una chat di Teams o in un gruppo appunto sempre di Teams. In questa interfaccia io posso decidere con chi sto condividendo il file e soprattutto se le persone lo possono anche modificare oppure lo devono solo visualizzare. E le opzioni sono le classiche, quindi posso creare un link guest nel caso in cui il mio amministratore IT di Microsoft 365 me l'abbia permesso. Posso creare un link che è visibile a tutte le persone della mia azienda, quindi un link se lo copio e lo invio a un'altra persona che non è a fare la chat privata con me o non è nel mio gruppo, comunque può aprire. Posso creare link per persone specifiche oppure posso creare link con chi già ha accesso al contenuto che sto condividendo. In più, come vi dicevo, posso scegliere se abilitare la lettura, abilitare la modifica o permetterne il download del file. Molto molto utile queste funzionalità anche all'interno di Microsoft Teams. Infine un po' di numeri: è stato alzato il limite massimo di persone che possono stare all'interno di un gruppo Teams normale, che è stato alzato fino a 25.000 persone. Ecco, queste erano le novità più importanti che Microsoft ha annunciato durante questo mese di aprile all'interno del blog del team di prodotto. Ci rivediamo qui sui miei canali per i prossimi aggiornamenti.